Contigui dell'Indiscreto, ben trovati e vi ringraziamo perché le nostre precedenti puntate sono seguitissime e confermano che il web e i social alle volte surclassano la TV classica. Sì, ve l'ho detto poco fa. Lo ricordo un po' a tutti che Indiscreto Sicilia Show è infotainment. E allora volevamo comunicarvi, per la gioia di altre amministrazioni comunali, che per urgenza abbiamo lasciato la città di Paternò e ci siamo precipitati immediatamente a Sant'Agata di Battiati. Appena vero! E vi chiederete del perché e che ci facciamo a Sant'Agata di Battiati? Per fare un altro quesito al sindaco di questa piccola città e che poi quest'ultimo, che di domani non ne vuole farsi, l'indica un'altra guerra, temeraria, diciamo noi, ovvio. Ebbene sì, questa volta al rispettabilissimo sindaco, non si sa ancora per quando, perché ci sono le elezioni comunali e non si sa se sarà riconfermato. Di domande ne faremo diverse prima che non trovamo più, e che ci querela ancora con le casse dell'amministrazione pubblica e non dalle sue tasche, poco importa. E qui corre l'obbligo ribadire che noi amiamo i sindaci nell'assoluto rispetto del ruolo, ma quest'ultimi devono comprendere che noi facciamo satira, facciamo show, e che noi quando parliamo di loro e barra o della loro rispettabilissima giunta e consiglieri, non ci devono rompere i capasisi con querele temerarie. Allora! Tuttavia, anticipiamo che codesto racconto rispetta la continenza e la veridicità dei fatti e utilizza lo strumento della satira, è indubbiamente portatore di posizioni giuridicamente tutelate nell'interesse pubblico. E che in Italia il diritto di satira è riconosciuto come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, poiché rientra nell'ambito di applicazione di articoli 21, 9, uno mettiamo, 33 della Costituzione italiana, che tutelano rispettivamente la libertà di pensiero ed espressione, lo sviluppo della cultura e la libertà di creazione artistica. E ora entriamo nei meandri del Palazzo di Sant'Agata di Battiati e vi mostreremo alcune verosimili stranezze. È il turno di Sant'Agata di Battiati e del mondo vicino al suo sindaco. Il copione è un classico, si parte con il finto stupore che innesca poi uno scandalismo tarocco per quel che già sembrasse scontato. E ci stiamo riferendo alle parentopoli. Alle parentopoli che incarnano il familismo amorale, purtroppo capace di incenerire l'interesse collettivo. Un tempo tutti tenevano famiglia, ora molti ne tengono diverse, con suori di figli, suoceri, amanti, cognati e segretario personale da collocare. Ma per davvero? E partiamo subito con alcune anticipazioni. 14 giugno 2017, giorno del mio insediamento, ho lavorato per rendere trasparente il palazzo e tutte le attività che da quel momento avrei intrapreso, nell'unica convinzione di dialogare con ciascuno dei miei concittadini. Ho raccontato alla comunità ogni atto della mia amministrazione per mezzo della rubrica Il Sindaco Rubino Informa. Su questa scia vorrò improntare i prossimi 5 anni, sicuro come sono, che un'attenta verifica e un'accurata vigilanza da parte dei cittadini non può che rendere più forte ed efficace l'azione amministrativa. Non tradirei mai la fiducia dei miei concittadini. Questo è un ottimo viatico per continuare. Visto ciò, però, c'è qualcosa che non torna. E adesso chiediamo la vostra attenzione, la massima attenzione. Il sindaco Rubino, già dal 14 giugno del 2017, proclamava famiglia e trasparenza quando dice che ha raccontato ogni atto della sua amministrazione per mezzo della rubrica Il Sindaco Informa, quando dice che un'attenta verifica ed una accurata vigilanza da parte dei cittadini non può che rendere più forte, più efficace l'azione amministrativa. E quando dice che in questa scia vuole improntare i 5 anni.
E difatti, la vigilanza sulla sua amministrazione trasparenti, i concittadini di Sant'Agata Libattiati l'hanno fatta! E come se non l'hanno fatta! Ma per davvero? E abbiamo intercettato il malcontento di 3 dei suoi dipendenti pubblici circa alla eventuale mancata pubblicazione degli avvisi di selezione per l'assunzione di vari profili professionali. Cioè, sul sito istituzionale dell'ente non c'erano. L'ente di Sant'Agata Libattiati. Ho raccontato alla comunità ogni atto della mia amministrazione per mezzo della rubrica Il Sindaco Rubino in Pugna. Ma non ne capi caso se ne sputa uno! Proprio visto! È da precisare però che vi è stato un legittimo accordo tra 3 diverse amministrazioni comunali. Il capofila è il comune di Motta, promotore per la formazione di elenchi di idonee figure da assumere con diverse qualifiche funzionali. Ai sensi delle leggi previste, che qui vi risparmiamo la loro enunciazione, e che quest'ultimi, che devono essere pubblicati sia dall'ente capofila, il comune di Motta, appunto, e dagli enti aderenti all'accordo, ossia come abbiamo prima detto. Le legittime lagnanze, affettuosamente detto, dei 3 coraggiosi RSU dipendenti del comune di Battiati sono state quelle di non aver riscontrato alcuna pubblicizzazione sul sito istituzionale del comune di Sant'Agata Libattiati. Raccontato alla comunità ogni atto della mia amministrazione per mezzo della rubrica Il Sindaco Rubino in Pugna. In altre parole, sul sito istituzionale, rimarchiamo, detti avvisi non c'erano. Ho lavorato per rendere trasparente il fatto. Siamo stati chiari? Siamo stati esaustivi fin qui? Ma dagli atti in nostro possesso non sono stati solo i 3 RSU del comune di Sant'Agata Libattiati a chiedere conto, ma anche un'importante sigla sindacale nazionale. Ma non sa noi giudicare, ma è doveroso e democratico parlarne. È da dire però che la risposta è stata puntuale e chi risponde per l'amministrazione Rubino e il segretario generale, la dottoressa Lucia Marano, a cui va i nostri distinti saluti. Alla dottoressa Lucia Marano, però, in seguito riserviamo una legittima osservazione. E forse più di una. Ma per davvero? Or dunque, il segretario generale, la dottoressa Lucia Marano, fa scudo. Fa scudo. E a seguito di tutte le lettere di chiarimenti che gli piovono da più fronte, scrive che l'avvio di selezione per la copertura di posti in vari profili professionali è stato pubblicato dal comune di Motta. E il comune di Motta lo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia numero 5 del 25/2/2022. D'accordo? Noi prendiamo atto della risposta del compito segretario generale dottoressa Lucia Marano. Nulla da eccepire. Ma democraticamente ci chiediamo, e come noi si chiederanno in tanti, visto che l'azione pubblicitaria del bando stesso toccava al capofila, ossia la pubblica amministrazione di Motta, come già esaustivamente riportato dallo stimatissimo segretario generale dottoressa Lucia Marano, quale altro modo più diretto, più immediato vi è di venire a conoscenza se il comune di Sant'Agata Libattiati volesse instaurare un accordo con un'amministrazione terza? E tra l'altro, alcune di queste amministrazioni sono state distanti tra loro, come in questo caso quello di Motta, che addirittura dista da Sant'Agata Libattiati 17,5 km. Cittadini di Sant'Agata Libattiati o persone interessate a venire a conoscenza se il comune di Sant'Agata Libattiati farà altri accordi con la pubblica amministrazione di Motta Santa Anastasia o di Santa Anastasia, come la volete chiamare, basta prendere quotidianamente l'autobus e ce n'è uno ogni ora! Ogni ora si andrà a spostare con l'autobus che viene sulla bacheca stessa che c'è qualche altro bando. Esatto. Questo è un ottimo viatico per continuare. Redazione del discreto! Siamo troppo forti!